Diceva vediamo poco. Questo allora, plagio vero o presunto dei Maneskin. Tecnicamente non è plagio. No, aspetta, tecnicamente non è plagio, però le parole, no, Dio sa. A parte il capo dice che non si so con. Però è proprio il sound, ma è che è stata denunciata la cosa. Ma per essere plagio devono essere otto battute. Di un cazzo. O quattro. O quattro. Cosa? Otto. Per essere considerato plagio mi sa devono essere quattro battute o se addirittura otto battute uguali. Tipo... sono le stesse parole con la stessa melodia. Sì, cioè, comunque, allora, cioè, sembro è simile, pure il fatto che fanno testa, cioè proprio tutto, pure esatto. Il portamento della melodia, qualsiasi cosa è identica. A me quello mi fa pure il sound è uguale, molto stoner nell'accezione proprio questo sound, no, pienotto. La merda secondo me è stato un plagio, cioè un'ispirazione ai limiti del plagio, poco furba e poco intelligente, perché se te ti piace quel tipo di andamento e ti piace quel tipo di figura melodica, mm-hmm, potevi copiargliela e potevi non utilizzare le stesse parole, non se ne sarebbe esatto, accorto esatto. Nessuno, a nessuno gli sarebbe venuto in mente, manco a Victor Laz lo stesso. Ma se i video musicali hanno il gaydar, i musicisti hanno il music dar. No. Io lo capisco se uno suona solo guardandolo in faccia, si capisce. Sì.